Ciao a tutte, eccomi qui a presentare un nuovo progetto. Io dico sempre molto semplice e facile, un progetto che possono fare persino le principianti. Allora, oggi ho voluto realizzare una tracollina piccolina che posso utilizzare sia da adulti che da ragazze. Da ragazze perché è molto piccola, da tracolla. E da adulti si può usare come portacellulare, portadocumenti, una piccola tracollina da portare a passeggio, le passeggiatine corte. Allora, poi in base al colore che si fa può diventare anche una pochetta, in base anche agli accessori che utilizziamo. Io qui ho messo una tracolla, ho fatto una tracolla con l'uncinetto per renderla di giorno. Se la vogliamo da pochette di sera possiamo aggiungere invece che una catena dorata, argentata, come si vuole, e perché no anche un manico fatto in perle, che quest'anno va tanto. Allora, le idee sono tantissime. Il bottone si può, qui l'ho messo molto semplice, si può mettere dorato, si può mettere di legno, un pochettino più sfizioso. Vedete, in base agli accessori che mettiamo diventa di giorno, diventa sportivo e elegante di giorno e di sera. Allora, il materiale che serve: ho usato il filo swan di due colori, perché l'ho rifinito col filo grigio, quindi rosso e grigio. Poi i bottoni li abbiamo detto marca punti, filo per cucire il bottone e un ago da lana per chiudere i fili o cucire i laterali. Uncinetto numero 3, 3,5 in base alla nostra mano. Allora, le misure: larga 17,5 e lunga 13 centimetri. Dentro io ho messo, per adesso, una custodia di cellulare. Si può mettere così, vedete quanta roba, delle chiavi e poi abbottonare. E questo è il portacellulare fatto a forma di bustina. Volendo, si può fare sempre con lo stesso procedimento in verticale. Qui l'abbiamo fatto in orizzontale a modo busta, e qui invece l'ho fatta per lunga. E cellulare poi io lo metto per così. Qui metto il bottone e vado a cucire nei lati. Queste sono le idee, sempre con lo stesso punto. Si possono fare tante altre varianti. Comunque oggi vediamo queste due, sia in orizzontale che in verticale. Questo è un particolare. Allora, come si fa il punto? Allora, iniziamo. Cerchio magico. Lasciamo un filo un po' lungo. Cerchio magico. Una catenella. Adesso 5 maglie basse in questo cerchio. 2, 3, 4 e 5. Una catenella e giro il lavoro. Questo qui lo tiro già un po'. Allora, si lavora a maglia bassa presa in costa dietro. La prima maglia bassa, faccio un aumento, una maglia bassa e una maglia bassa nella stessa maglia di base. Poi una maglia bassa nel centro, che è la terza, 3 maglie basse, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. L'aumento in centro, una maglia bassa, l'ultima, aumento 1 e 2, sempre prese in costa dietro, una catenella, giro il lavoro sulla prima maglia bassa, qui sulla prima, sempre prese in costa dietro, 2 maglie basse, l'aumento. Quindi facciamo un aumento all'inizio e alla fine di 2 maglie basse. Nel centro
Facciamo 3 maglie basse. Allora, un aumento, 2 maglie basse. Poi una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa. Quindi 3 maglie basse. Nel centro l'aumento 1, 2 e 3. Poi di nuovo una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa. L'ultima, aumento 1 e 2. Una catenella. Giro il lavoro. Sulla prima faccio l'aumento 1 e 2, 3. Adesso conto le maglie. 3, 4, 5, 6 e 7. Quante maglie abbiamo di qua? Tanto dobbiamo avere di qua. Il centro, 3 maglie basse. 1, 2, 3. E 7 maglie basse di qua. 1, 2, 3, 4, 5, l'ultima, 6 e 7. Allora, io posso andare avanti finché voglio allargare il mio lavoro. Visto che questa volta lo facciamo in verticale, mi fermo a 7 maglie basse. Qui mi sono fermata come aumenti, sono andata avanti fino ad arrivare a 15 maglie basse di qua, 15 maglie basse di qua, e l'ho fatta per orizzontale, a modello busta o pochette in questo caso. Quindi vado avanti. Adesso ne abbiamo 7, 7. Il giro dopo con gli aumenti avremo 9, 9, poi 11, 11, 15, 15. Quindi si aumenta sempre di 2 in 2 a maglie dispari. Allora ci fermiamo, così abbiamo visto gli aumenti. Adesso una maglia, una catenella, giro il lavoro. Per far fermare questa lunghezza, questa larghezza del cellulare, del nostro cellulare, non faccio più gli aumenti, ma faccio diminuzioni. Quindi 1 e 2. Diminuzione. Rivediamo la diminuzione. Vado sulla prima maglia di base, raccolgo il filo. Sulla seconda raccolgo il filo e chiudo tutto insieme. Quindi 1, 2, 3, 4. 5, 6 e 7. Nel centro faccio l'aumento 1, 2 e 3. E poi scendo di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 7 la mia diminuzione. Una maglia prendo di qua e una maglia prendo di qua e chiudo. Una catenella, giro il lavoro. La prima faccio diminuzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nel centro 3, 1, 2 e 3. E poi 7 di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'ultima diminuzione. 7. Una di qua, una di qua. E chiudo una catenella, giro il lavoro e vado avanti sempre così finché voglio la lunghezza, finché voglio, finché arrivo alla lunghezza del progetto, in questo caso del nostro cellulare.
non dovrei sbagliare. In questo modo o conto sempre le maglie oppure metto il marcapunti all'inizio e alla fine. E vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'ultima, 7. Quindi questa qui è l'ultima, che qui ne ho prese 2, 7. Una catenella, giro il lavoro e 7 di qua. Una diminuzione e 2. A questo punto metto il marcapunti sulla prima. Quindi quando arrivo qui è 7. Allora 2, 3, 4, 5. 6 e 7 nel centro, 1, 2 e 3, e poi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diminuzione. Diminuzione, una catenella, giro, diminuzione, la prima, 1 e 2, e metto il marcapunti sulla prima, così posso anche non contare più. 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso è l'abitudine di contare. Però so che quando arrivo al marcapunti devo fare la diminuzione. Arriviamo al marcapunti. L'ultima, penultima e ultima diminuzione. Avete visto? Adesso lo tolgo e lo sposto sulla prima diminuzione. 1, diminuzione. È il nostro primo punto. In questo modo mi aiuto e vado avanti così. Vedete, il lavoro va crescendo. La punta è sempre la stessa, no? La punta. E di qua mi va crescendo in verticale. Quindi lavoro alla fine è così. Questo qui lo piego e questa qui è la punta del nostro della nostra chiusura. Allora qui vado avanti fino ad arrivare a misura totale. Misuriamo di qua la punta, no? Fino ad arrivare a 34 centimetri. Dividendo metà in metà mi dà la lunghezza del mio cellulare. Perfetto. Allora, arrivata a 34 centimetri, se voglio, no, prima facciamo il perimetrale per aiutarci poi per cucire, come al solito facciamo il perimetrale. Allora, siamo arrivati qui nella diminuzione. E faccio il perimetrale. Dopo aver fatto la diminuzione, nella stessa maglia faccio una maglia bassa e poi lavoro 1 ogni e 2. Allora, ogni 1 e 2, cioè ogni giro di questo punto in rilievo sono 2 maglie, perché i giri si contano di 2 in 2, 2, 4, 6, 8. Anche qui, se ci vogliamo aiutare per non saltare maglie, io posso contare 1, 2, 3, 4, 5. Quindi quando arrivo qui, devo avere 10 maglie basse. Quindi nell'angolo ho fatto una maglia bassa, dopo la diminuzione una maglia bassa e non la conto. E inizio a contare di qua. 1, 2, 3. 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10. Così mi aiuto e non perdo nessuna maglia bassa. Adesso di nuovo 2, cioè 1, 2, 3, 4, 5. Quindi quando arrivo qui sulla quinta riga, 1, 2, 3, 4, 5, devo avere di nuovo 10 maglie basse. E facciamo. Allora, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10. Così mi do l'aiutino. E di nuovo adesso 5 righe, 10 maglie basse. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi quando arrivo qui sono 10 maglie basse. Perché ogni giro mi viene fatto da due, uno dal dritto e uno dal rovescio. Ogni riga di questo. Allora, facciamo di nuovo altre 10, poi arriviamo nell'angolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Devo arrivare qui. Si vede che ne ho fatta una in più da qualche parte. Allora, 2, 4, 6, 8, 10, eccola qui, quella in più. Vedete? Qui mi sono accorto dove ho lasciato il giro. Allora, torno indietro, la vado a togliere, se no poi me ne trovo uno in più da questo lato. Allora, qui nell'asolina, una nell'asolina e una è qui. Una nell'asolina e una subito vicina. Asolina, vicino, asolina e vicino. Così non sbaglio. Adesso 1, contiamo questa riga, 1, 2, 3 e 4. Quindi da quando arrivo qui ne devo avere 8. Vediamo se arriviamo a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nell'angolo faccio 8. Il doppio, così sono pronta per girare. Adesso una, così non mi tira. 8, 1, 2, 3, l'asolina, 3, 4, 5 e 6, vado nel centro. Questo qui è il filo e ne prendo due, è il filo del cerchio magico e ne prendo due, se no il filo si apre il cerchio. Ne abbiamo presi due. Uno, due, tre, giro del filo, tre, quattro, così il filo me lo sto portando dietro che lo nascondo, quattro, cinque e sei. E qui nell'angolo faccio 2 per girarmi. E poi nello stesso modo asolina e una. Asolina e una.
Asulina. Anche qui posso aiutarmi con il marcapunti. Allora, ogni riga abbiamo detto che ne sono due. Quindi qui abbiamo già fatta 1, 2, 3, 4, 5. E metto il marcapunti. Ne devo fare 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 9 e 10 sulla riga. Non lo lascio l'uncinetto, lo lascio lì perché sennò mi confondo come l'altra parte. 1, 2, 3, 4 e 5. Quando arrivo qui ne devo fare 10. Quindi questa non la conto. E iniziamo di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vasolina, 9 e 10. Sono arrivata sull'asolina. Lascio l'uncinetto. 1, 2, 3, 4 e 5. 10 di qua, quando arrivo qui. Allora, questa non la contiamo. Una, che faceva parte di quelle 5 righe. Una, due, tre, quattro, cinque. 6, 7, 9 e 10. Nell'angolo ne facciamo 2, 1 e 2. E poi di nuovo, qui o lo finiamo il giro indifferente perché qui è già a posto, no? Lo possiamo finire. Arriviamo qui e andiamo a fare poi la nostra cucitura. Siccome io vi voglio far vedere come ho fatto questa cucitura, che è molto bella, questo modo, e vi faccio vedere come l'ho lavorata. Cambio il filo così si vede meglio. Allora, arrivata qui dove ho fatto il doppio, l'aumento, faccio una sola. Taglio il filo e chiudo. Posso anche cambiare colore come facciamo sempre. Aspettate, prima di chiudere la maglia bassa cambio colore, che è lo stesso modo, così evitiamo un nodo in più. Quindi una, due e cambio il filo, prendo il grigio e chiudo con il grigio, chiudo quella prima, se no ho una maglia in meno. Quindi qui prima dell'aumento chiudo col filo grigio, così mi porto dietro l'aumento. E poi sempre in costa dietro tutti i nostri punti, sempre in costa dietro. Questi fili li porto davanti, porto un po' dietro così li vado a nascondere, li porto tutti e due. Perfetto, non si vedono. Nell'angolo faccio sempre l'aumento. Sto arrivando nell'angolo, prendo un po' di filo e faccio il mio aumento. 1, 2 e 3. E dall'altro lato, sempre in costa dietro,
Adesso posso anche iniziare a lasciare questi fili, poi li taglio e li brucio, che sono pericolosi se iniziano a sfilarsi, non finiscono più. Allora, andiamo avanti così. Nell'angolo qui, dove c'era l'aumento qui, che ne ho due, faccio sempre due, uno e due. E poi di nuovo tutto in costa il nostro giro grigio. In questo modo. Allora vado avanti così. Quando arrivo qui negli angolini, questi due angolini dove c'è l'aumento, faccio l'aumento. Allora finisco il giro, arrivo nell'angolo. Allora, sto arrivando nell'angolo dove ho l'aumento e faccio l'aumento. Una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Faccio la catenella in più perché vedo che il lavoro, che ho cambiato colore, tira leggermente. E così gli do una catenella in più, che magari questo filo è leggermente più sottile. Può succedere quando si cambia il colore. Caso mai il lavoro vedete che vi tira qui nel centro, potevamo fare anche con il filo rosso un leggero aumento, un aumento. Non l'abbiamo fatto, ma caso mai c'è bisogno, si può fare o nel centro o negli angoli. Così il lavoro non tira. Qui l'angolo e facciamo lo stesso modo. Una bassa, una catenella e una bassa. Vediamo se l'abbiamo sistemato. Perfetto, poi una volta che è cucito va a posto. Questo qui ho fatto un giro in più e ho messo 9 punti bassi ed è venuto leggermente più largo come portacellulare. Invece questo qui che abbiamo fatto insieme, che ne abbiamo messi 7, è più preciso. Perché dobbiamo calcolare che noi poi di perimetrale tra il rosso e il grigio ne facciamo due giri e quindi si allarga. Non importa, vuol dire che mettiamo più cosa. Vedete? Queste qua sono le misure. Ci dobbiamo sempre regolare con il centimetro, no? Se il cellulare è 8, questo qui era 8 con 7 punti. Questo ne ha 9. E questo qui a busta ne ha 15, quindi per quello dico si può aumentare per allargarsi quanto si vuole in base al progetto che vogliamo fare. Spero di essere stata chiara in questi punti, che in base ai nostri progetti possiamo fare le misure. Allora, finiamo questo giro. E poi vediamo come fare per cucire. Io lo chiamo maglia bassissima e catenella che mi fa tipo un ricamo. Proprio bello. Si può chiudere anche lì o col lago, con l'uncinetto, a maglia bassa, maglia bassissima, come si vuole. Adesso vediamo questo metodo, non dico nuovo, ma diverso dal lago e dalla maglia bassa. Cose che impariamo per fare sempre in modi diversi. Allora, qui nell'angolo 2 e dovrei chiudere. Non taglio il filo. Chiudo a maglia bassissima e poi mi vado subito a unire, a fare la cucitura in questo modo. Allora, prendo l'asola per intero dove ho l'aumento, qui dove ho la catenella 1 e 1. Lo prendo intero. Prendo l'asolina e la faccio passare. Così non abbiamo tagliato il filo. Il filo lo mettiamo fuori. Sì, lo prepariamo fuori, giusto?
nasolina e il filo fuori. E facciamo subito una catenella. Poi raccolgo una maglia bassa in costa dietro e una maglia bassa in costa davanti, le prime due che si presentano davanti a noi. E faccio una maglia bassissima, una catenella. Poi di nuovo raccolgo uno e due, quindi in costa dietro, in costa davanti, le prime due. Maglia bassissima e una catenella. E vado avanti sempre così, raccogliendo tutte le maglie, una e una, senza saltare niente, una e una, e una catenella, una e una catenella, uno e una e una catenella, uno, uno e una catenella. Vedete come viene bello? Un po' particolare. La catenella la faccio perché se faccio solo maglie bassissime mi tira. Allora, con questa catenella fa motivo e mi dà l'elasticità al mio lavoro. Allora, uno, uno e una catenella. Uno, uno. È una catenella. Arrivo alla fine. Così, così. È una catenella. Uno, uno. È una catenella. Uno, uno. Una catenella. Tutte le prendo fino. Una catenella. Fino a questa asolina qui. E abbiamo finito. Allora, se il nostro dritto è di qua, da questo lato, se io inizio così, viene diverso perché vado dal rovescio, quindi devo iniziare da questa punta. Allora, mi vado ad aiutare con i marcapunti. Qui dove ho l'aumento, parto di qua, e qui dove ho la catenella che abbiamo fatto. Allora, guardiamola bene, maglia bassa, catenella questa. Quindi questo è il mio ultimo punto. E parto di qua. Allora, finiamo qui. Tagliamo il filo. Abbiamo le forbici qui sotto. Taglio il filo un po' lungo, che poi con l'ago lo vado a nascondere dentro. Facciamolo subito così. Prendiamo l'ago e lo faccio passare nell'ultimo, proprio qui. E vado dentro. Questo qui lo tiro un po', se non mi fa una punta un po' strana. Passo subito nelle asoline. In questo modo, in più asoline, vicino vicino. Lo avvicino così si nasconde e non si vede, anche se è rovescio. A volte quando è fatto talmente bene si può mettere sia da un lato che dall'altro, double face, se non si vedono i nostri lavori. Vedete? Perfetto. Allora, tagliamo e bruciamo. Torno un po' indietro perché nell'elasticità lui può fare il furbo. Taglio qui e poi lo brucio. Adesso qui non ho l'accendino, comunque lo vado a bruciare, mi raccomando. Non ho preso l'accendino. Pazienza. E sistemiamo un po'.
Allora, abbiamo detto di qua, abbiamo finito di qua il nostro dritto, perché per poco, ma si vede che è diverso. Quindi vado a cominciare di qua. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Devo essere precisa. E parto di qua. Il nostro centro, così mi trovo sempre 1 1 1 1, lascio il filo un po' lungo, catenella e inizio una e una bassissima e catenella. Questo qui poi, come abbiamo fatto di là, lo vado a raccogliere col lago, lo chiudo. Allora, 1 1 bassissima catenella, bassissima catenella. Questo l'abbiamo visto e arriviamo fino in fondo. Le ho contate, così quante ne ho di qua, tante ne ho di qua. Che a volte a dividere così può andare una maglia in più o in meno, si può sempre gestire. Comunque, ho fatto vedere che le ho contate. Allora arriviamo fino alla punta e poi mettiamo il nostro bottone. Ah, ci siamo dimenticati la solina. Ok, poi andiamo a fare. Adesso vediamo come fare il manico senza tagliare il filo. Solina la dovevamo fare prima. Ok, adesso sto sbagliando. Pensando alla solina, mi stavo dimenticando la catenella. Allora, bassissima catenella. Quando faccio un errore, la testa si ferma. Ma dall'errore facciamo un motivo nuovo. Bello anche quello, saper correggere i propri errori usando un po' di fantasia. Allora, arriviamo. Bassissima, bassissima catenella, bassissima catenella. Uno, vedete che arrivo al marcapunti proprio precisa. Catenella, lo possiamo togliere. Ci andiamo a creare la solina, vediamo come fare, sempre senza tagliare il filo. L'ultima, la nostra catenella per intero, e qui maglia bassissima catenella. Allora, sempre senza tagliare il filo, visto che ci siamo dimenticati la solina. Perché io potevo fare, quando arrivavo qui, dove ho fatto le 3 maglie, ne facevo una, poi facevo 10 catenelle, chiudevo a maglia bassissima, facevo l'aumento e proseguivo con le mie maglie basse per fare la solina prima, in questo modo. Visto che abbiamo sbagliato, facciamo in quest'altro modo. Allora vado su ogni maglia bassa e faccio maglia bassissima, così creo anche di qua un motivo, sì, prendendola in costa davanti, così, anche per non tagliare sempre il filo, bruciare, cioè, tutti questi passaggi. Io li trovo sempre un po' noiosi, nel senso che mi paura che mi lascio nel lavoro poi un po' disordinato tutti questi fili. Allora, almeno ne lascio in giro e meglio è. Allora, arriviamo al nostro centro. Qui la prendo intera e faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Poi vado nelle due asoline, 1 e 2, e chiudo a maglia bassissima.
In questo modo, facciamo subito l'altra, così stavolta non mi dimentico, a volte mentre parlo mi dimentico. In questo modo la nostra asolina resta bella chiusa, che se io no, non vado a chiudere lì e vado subito vicino, resta un po' aperto. Non è un errore, ma è più bellina così. E questa è la nostra asolina. Prima di andare avanti, vediamo il bottone se passa. Perfetto. E andiamo avanti. Allora, arriviamo all'altro lato. Si è mossa la telecamera con la testa, ho sbattuta. Arriviamo all'altro lato e iniziamo il manico, la tracolla. Vedete, in questo modo io non ho mai tagliato il filo. Quando c'è bisogno lo taglio, eh? Non vi pensate che resto sempre attaccata al filo, no. Allora, l'ultima la prendo ancora una, così do sempre un po' di sfogo, di morbidezza. Vado non subito all'inizio, un pochettino più giù, così rinforzo l'angolo e faccio una maglia bassa, una catenella. Adesso faccio tante catenelle fino ad arrivare alla misura che voglio, la lunghezza che voglio il mio manico. Misuriamo a metà, qui è 45, quindi a 90 centimetri mi fermo. Non farei di più perché anche se io torno indietro a maglia bassissima, un pochettino cede sempre, quindi posso fermarmi anche a 85 centimetri e poi lui con la sua elasticità diventa 90. Prima di chiudere me lo misuro sempre addosso, perché a volte mi piace che mi passa anche davanti la tracolla quando la metto no, non sulla spalla dritta, ma sull'altra spalla incrociando sul nostro davanti, a modello postina. Allora facciamo tante catenelle fino ad arrivare a 85 centimetri e poi vediamo la chiusura. Sto misurando la lunghezza, l'ho divisa a metà e metà, sono arrivata a 42 centimetri senza tirare, perché se tiro vado a 45. Quindi mi fermo, 1, 2, io ne do ancora 3, mi fermo e vado a unirmi dall'altra parte, in questo modo. Prendo l'asolina andando un po' più giù, scendo di 2 maglie, prendo la mia asolina e chiudo la catenella in questo modo. Poi vado subito sulla prima catenella e faccio tutto a maglia bassissima. Su ogni catenella presa una sola. Così, dal lato dritto nostro e faccio sempre maglia bassissima. Proprio bello sto manico a tracolla fatto così, per cose piccoline va proprio bene. Vedete? Proprio bello. Tutto maglia bassissima fino ad arrivare all'angolo e poi taglio il filo e chiudo. Questi qui li nascondiamo col lago. Ultimo, mettiamo un bel bottone cucito qui. Allora, questo qui è il nostro grande portacellulare perché è venuto un pochettino comodo. Oggi che ne mettiamo due. Un cellulare, un mazzo di chiavi quando si va in giro. Perfetto. E qui resta bottonato. Se lo vogliamo abbellire, possiamo mettere tutto quello che vogliamo. Fantastichiamo. Allora, spero di aver detto tutto, che sono stata chiara e non ho dimenticato nessun passaggio. Abbiamo visto anche come fare, casomai dimentichiamo l'asolina, perché qui l'ho fatta prima, vedete solo la maglia bassa, 10 catenelle chiuso e poi maglie basse. E qui l'abbiamo fatta dopo, facendo maglie bassissime, è venuta anche bella. Così vediamo sempre i particolari che anche quando sbagliamo possiamo correggere senza disfare, se no disfiamo. Sta a noi come vogliamo perdere un po' di tempo.
Ok, se quest'idea di questo nuovo progetto vi è piaciuto, cliccate mi piace, scrivetevi numerose. Ciao, a presto per un nuovo progetto. Ciao ciao.